Wow! Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffia la Grande, ragazzi. Oggi andremo a fare un buon dolce bianco latte da leccarsi i baffi. Lo possiamo mangiare in qualsiasi occasione: mattina, merenda, colazione, cena, quello che volete, alle feste di compleanno. Di più, quello che volete potete fare con questo dolce perché è veramente straordinario. Partiamo subito con la sua ricettina. Allora, come già vedete in coppa ci sono 6 uova intere, dove andremo a inserire adesso 180 g di zucchero semolato. E poi andiamo a montare il tutto con le nostre fruste elettriche. Una volta che abbiamo montato le uova con lo zucchero, adesso andiamo a inserire 150 g di olio di semi. Continuiamo a inserire 180 g di latte, parzialmente scremato. Adesso piano piano inseriamo 200 g di semolino. Ebbene, qui dentro ho inserito 250 g di farina 00, due bustine di vanillina, più una bustina di lievito vanigliato. Adesso piano piano aggiungiamo anch'essa. Una volta che abbiamo inserito tutto, adesso mettiamo da parte il nostro impasto e passiamo alla nostra crema che andrà depositata sopra. Allora, passiamo alla sua crema al latte, buonissima. Come prime ci vuole un uovo intero e andiamo a inserire 90 g di zucchero semolato. Amalgamiamo per bene o con una frusta a mano o anche con uno del nostro frullatore elettrico. Adesso inseriamo 50 g di latte condensato. Piano piano adesso andiamo a inserire 70 g di amido di mais. Adesso mettiamo da parte le fruste e inseriamo 600 g di latte che abbiamo riscaldato, o parzialmente scremato oppure intero va benissimo. Adesso, come vedete, sono passata sul piano cottura, sto girando fino a tutto non si densi per bene. Abbiamo fatto la nostra crema al latte, buonissima, ragazzi. Questa è la bandiera perché abbiamo fatto la crema buonissima, ragazzi. Allora, dicevo, scusate, adesso passiamo al nostro impasto. Ho preso una teglia di 26 centimetri, l'ho messo la carta da forno e l'ho imburrata. Adesso andiamo a inserire il nostro impasto dentro. Adesso, una volta che abbiamo inserito il nostro impasto nella teglia, prendiamo una sacca à poche e andiamo a inserire la nostra crema, ovviamente col beccuccio bello grande, dobbiamo metterlo sotto. Una volta che abbiamo messo in sacca à poche, adesso dobbiamo inserire la nostra crema in tutto, va in cottura. Formiamo tipo una crostata. Allora, una volta che abbiamo formato tipo una crostata con la nostra crema, mi raccomando fatela raffreddare un po' perché sennò vi vengono le mani così rosse rosse. Adesso siamo pronti per infornare. Adesso siamo pronti ad infornare a 180 gradi, forno statico per 40 minuti. Ebbene ragazzi, abbiamo sfornato il nostro dolce bianco latte, guardate un po' che bontà, bellissimo e nello stesso tempo che vi mangiate, ragazzi. Sto inserendo leggermente un po' di zucchero a velo e adesso andremo a vedere internamente la sua bontà. Guardate quanto è morbido. Guardate un po', guardate il nostro dolce con la nostra crema, guardate interna, che abbiamo fatto in cottura, abbiamo cotto sia crema che dolce. Guardate che morbidezza, buonissimo. Detto questo, non mi rimane che salutarvi, spero tanto che anche quest'altra ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, spolliciate la grande e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!